Eccolo qua, sono a casa oggi, dato che ieri avevo postato un video con vista mare, oggi invece vi posto quelli che sono gli effetti che ha avuto il mare sulla mia pelle nella giornata di ieri. Però ci sono diverse cose interessanti, anzi secondo me oggi molto interessanti da dire sulla Juventus e sul lavoro che stanno svolgendo in queste ore Thiago Motta e il suo staff all'interno della Continassa. Perché sì, la parola d'ordine è una e una sola: lavorare. Questa è la parola che dobbiamo metterci in testa, d'ora in avanti. Sudore e duro lavoro. E ieri c'è stata anche una sorta di incoraggiamento forte da parte della tifoseria juventina, perché sono tornati, come solitamente vediamo ad inizio anno, a sostenere la squadra i gruppi di tifosi, quindi i drughi e i Vikings più tutti gli altri gruppi organizzati che fuori dalla Continassa hanno fatto veramente vedere il loro calore, il loro affetto. Questa cosa mi riempie il cuore di gioia, perché dopo la conclusione dello scorso campionato, tra comunicati, tra alcuni gruppi che dicevano non vogliamo Motta, alcuni non vogliamo Conte, alcuni vogliamo Allegri, altri non andiamo a tifare perché in questo momento dobbiamo dialogare con la società, in questo momento facciamo lo sciopero, queste cose qui, era diventato un clima davvero complicato all'interno della stessa tifoseria juventina. Quello che abbiamo vissuto un paio di mesi fa, stiamo parlando veramente di maggio, fine aprile, inizio maggio, una roba del genere, due, massimo tre mesi fa, sembra ampiamente superato. Oggi sembra che la Juventus sia tornata al centro dell'universo e sembra veramente che la Juventus sia stata rimessa al primo posto, con il lavoro per tornare ad essere la Juventus, con il sudore per tornare ad essere la Juventus. Non c'è più riposo, subito. Questa è una parola, una frase che è diventata ormai iconica nella giornata di ieri. Da dove viene? Viene dall'estratto video YouTube pubblicato proprio sul canale della Juventus di quello che è stato il secondo allenamento dei bianconeri. Andatevelo a vedere, perché i due video pubblicati sull'allenamento sono molto interessanti e ti danno qualche spunto che deve sempre essere contestualizzato all'interno di un mini video su YouTube. Quindi non abbiamo libero accesso a tutto quello che è accaduto, a tutte le conversazioni che ci sono state, a tutti gli esercizi che sono stati fatti. No, assolutamente, però abbiamo intanto delle prime linee guida. Ieri sera leggevo l'amico Antonio Corsa che diceva che in questo momento dentro la Juve ci sono dei giocatori che erano al limite dell'eccessivo sforzo fisico, quindi della sostenibilità fisica di determinati esercizi, alcuni che erano lì per vomitare, alcuni che concludevano con la faccia completamente viola, non come la mia da mare, ma per lo sforzo. Quindi questo porta un pochino alla mente antichi ricordi come quelli di Antonio Conte. Io ho sempre in testa alcune interviste di determinati giocatori, mi viene in mente Boriello quando dice ero stremato, stavo per vomitare, ma poi quando andavo in partita mi sembrava di volare, gli altri non riuscivano a leggere i nostri ritmi. E anche un'altra frase che si sente all'interno del contenuto YouTube è ritmo vero adesso, al secondo giorno di allenamento, già ritmo vero adesso, non c'è più riposo, ritmo vero, secondo giorno di allenamento. Queste cose ci sono mancate negli ultimi anni, quindi questa è una cosa assolutamente sul quale battere il chiodo, bisogna veramente cercare di ripartire da questi concetti qui. Sempre Antonio Corsa diceva che anche a Bologna i giocatori erano al limite tra il vomito durante ogni sessione di allenamento. Questo fa la differenza in uno sport come il calcio, in cui l'atletismo deve essere la base di tutto. Noi abbiamo visto che negli ultimi anni corravamo meno degli altri, abbiamo iniziato a correre praticamente nella prima parte dell'anno scorso, quindi quando abbiamo provato un approccio un po' più offensivo con il pressing, e poi ci siamo molto riadattati. Ricordate l'anno scorso, inizio anno, che Allegri batteva sul chiodo del dobbiamo correre più degli altri, dal punto di vista atletico dobbiamo stare meglio. Anche la tournée dell'anno scorso, in realtà estiva, abbiamo visto le prime apparizioni in cui la Juventus sembrava stare molto bene fisicamente e poi ci siamo sgonfiati. Quindi io credo che questo sia il primo punto, davvero lavorare molto bene dal punto di vista fisico, perché sarà una stagione lunghissima e faticosissima. Poi in questo momento c'è un caldo veramente vergognoso, tant'è che io vi sto parlando con dell'aria che mi arriva direttamente addosso, perché sennò farei una fatica super. Non oso immaginare loro
con dei ritmi alti e con degli esercizi particolarmente complicati, con un caldo del genere, quindi sono contento che siano a Torino, che possa esserci magari un po' più di fresco dettato dalle Alpi. Spero che possa essere così per i ragazzi. Però questa è assolutamente una cosa che dobbiamo metterci in testa. Ricordo anche delle interviste di Andrea Pirlo, uno che comunque direi che delle preparazioni ne ha viste veramente a bizzeffe. Diceva con Conte era una roba allucinante, ci faceva veramente correre oltre l'inverosimile, ma poi tutto questo ci è tornato indietro in partita. Eravamo più forti degli altri, non solo per l'organizzazione, non solo tecnicamente, ma anche dal punto di vista fisico. Quindi questo assolutamente deve essere il primo punto da aggiustare all'interno di una Juventus che per troppi anni si è semplicemente trascinata avanti. Poi, se andate a vedere sempre quel famoso video dell'allenamento della Juventus, noterete, ripeto, è sempre contestualizzato a quello che si vede, però vediamo tante clip di Juventus che fa tanto possesso palla e tanto possesso palla tutto a terra. È importante anche questo, perché noi l'anno scorso difficilmente riuscivamo a vedere delle trame di gioco o delle impostazioni da dietro. Nel calcio di oggi è impossibile che tu non riesca a trovarti a tuo agio con il pallone. Tante volte vedevamo la palla che veniva lanciata in avanti direttamente sull'attaccante, il famoso 1-3 per cercare di saltare il centrocampo. No, bisogna cercare di avere un'impostazione ben definita, ben precisa, anche schematica nella prima parte del campo, poi per come piace a me intendere il calcio, nell'ultima parte, veramente l'ultimo terzo di campo, io sono convinto che un po' di libertà vada lasciata ai giocatori, perché poi sono quelli più fantasiosi, sono quelli che fanno le giocate, sono quelli che decidono le partite. Credo che sia complicato racchiudere tutto dentro uno schema, però l'impostazione da dietro e quello che ti fa arrivare nell'ultimo terzo di campo deve essere assolutamente un pattern definito, e su questo si sta lavorando. Anche qui stiamo veramente cercando di fare una sorta di rivoluzione, possiamo chiamare la rivoluzione francese per via dell'arrivo di Thuram e forse quello di Todibo, non lo so. Thiago Motta ha giocato tanti anni al Paris, quindi potrebbe essere vista come la rivoluzione francese. Scherzi a parte, la Juventus deve cercare di cambiare completamente la sua mentalità e cambiare tutto quello che negli ultimi 3 anni è stato inculcato nella testa dei giocatori, perché quando cambia l'allenatore cambia gli approcci, cambia le filosofie, cambiano i punti di vista, cambia proprio il modo di vedere la vita e il lavoro. Quindi quello che stanno facendo nelle ultime 48 ore e più, perché ci sarà anche l'allenamento di questa mattina alla Continassa, è veramente tabula rasa e ricostruzione. Ma come ben sapete, a distruggere si fa presto, a ricostruire che ci vuole un po' più di tempo. Quando buttate giù una casa vecchia per farne su una nuova, la demolizione cosa vi richiede? Pochissime ore. Poi ritirarla su è anche fatta bene, ci vuole del tempo, ci vuole dell'abilità, ci vuole della preparazione e ci vuole anche dei soldi. Non dimentichiamoci anche questo fattore. Però anche altre frasi all'interno del video YouTube, cioè la qualità del gioco. Quant'è che non sentiamo una frase del genere associata alla Juventus da parte di chi lavora per la Juventus? O gioca, gioca, palleggia. Quando l'anno scorso, anzi fino a pochi mesi fa, al terzo anno di guida tecnica, sentivamo che c'è da migliorare, e si può lavorare e migliorare su determinati concetti dopo 3 anni. No, bisogna veramente mettersi in gioco e farlo nei primissimi giorni, nelle primissime ore di preparazione, perché quando devi associare veramente una tua identità a un gruppo di calciatori che non hanno mai lavorato con te, ci vuole del bel tempo. Un po' questa cosa mi ricorda quello che è successo tra il primo esonero di Allegri e l'arrivo di Maurizio Sarri, però meglio, perché non è arrivato un allenatore vecchio anagraficamente per il numero di anni che ha lavorato, anche se con delle idee non proprio vecchie come Sarri, ma questa volta c'è stato più coraggio. Si è andati veramente su un profilo giovane, si è andati su un profilo in rampa di lancio, su un profilo che sta studiando, che sta dimostrando determinate cose. La grossa differenza è che all'epoca Sarri non era la prima scelta. Non fu la prima scelta Sarri. E non prendiamoci in giro, lo sappiamo. C'erano tante altre voci su tanti altri allenatori che poi si sono dimostrati impossibili da tesserare, e fa un po' strano pensarci oggi, dato che era la Juventus di Cristiano Ronaldo, la Juventus degli 8 scudetti consecutivi fino a quel punto, perché il nono lo vinse proprio Sarri, una Juventus che sembrava imbattibile. Quindi difficile pensare che non si fosse riusciti ad arrivare a determinati profili di allenatori, e anche difficile pensare una separazione con Allegri senza quell'Allegri, perlomeno senza aver ancora avuto qualcosa di veramente concreto in tasca. Ma questo è andato così e quindi dobbiamo mettercelo via. Però Motta è stata la prima scelta e Sarri no.
Quindi la grande differenza è proprio qua, sulla fiducia che c'è nei confronti dell'allenatore che si è scelto, sullo staff che si è portato dietro, sul lavoro che ha eseguito a Bologna e su tutto quello che ha portato poi Thiago Motta a diventare un nome credibile e spendibile per la Juventus 24-25 e per i prossimi anni, a tal punto da garantirgli uno stipendio elevato e completa libertà anche sul mercato della serie. Dici le caratteristiche dei calciatori che ti servono e noi lavoriamo per portarteli. Tant'è che la Juventus ha già chiuso 3 colpi ufficiali e ora si sta muovendo per le cessioni per piazzarne altri. Ragazzi, sembra una cavolata, ma quando ero in ferie, sono passate 3 settimane, non avevamo chiuso nessuno in maniera ufficiale. Tant'è che io ricordo di aver fatto un video in cui dicevo: ma tranquilli ragazzi, anche se non ci sono comunicati ufficiali, si sta lavorando, parola d'ordine, lavorare per portare i giocatori migliori possibili in questa sessione di mercato. C'era gente che era diffidente sull'arrivo di Douglas Luiz, gente che diceva sì, Di Gregorio chiuso però dov'è, gente che diceva ma secondo te stanno trattando Douglas Luiz e ora Kefren Thuram sarà uno l'alternativa all'altro, se salta questo allora vanno su quell'altro. Invece Di Gregorio e Kefren sono lì che sudano da qualche giorno già la continassa. Douglas Luiz è soltanto in ferie perché è stato eliminato da poche ore con il Brasile, quindi avrà qualche giorno di permesso in più. Ci sono state già delle ufficialità, cioè quando io faccio il video a Barcellona in cui vi parlo di Kefren Thuram mi ricordo che io in primis ero un po' meravigliato e in seconda battuta anche voi eravate un po' stupiti, perché sembrava assurdo, pazzesco che si stesse lavorando su un altro centrocampista mentre se ne trattava un altro. Quindi io vi dico, tutto quello che sto vedendo in questo momento è positivo, stop. Faccio fatica a criticare qualcosa che mi sembra andare tutto nel verso giusto. Poi ovviamente si valuteranno tutte le operazioni. Esempio, ieri sera Nico Schira fa un tweet su Sule e dice Mati Sule is getting closer to Leicester from Juventus, quindi è praticamente in dirittura d'arrivo la trattativa che porterà Sule all'Leicester dalla Juventus per 25 milioni più 5 di bonus. E io dicevo, oh, 25 più 5 a me sembra molto bassa come offerta per Sule, non mi piacerebbe vedere Sule partire per delle cifre così basse. Poi ha rettificato dicendo Sule via dalla Juventus, ma la volontà della Juventus è di ricavare almeno 35 milioni, e sapevamo che l'idea del prezzo per la Juventus era di 40, quella di Sule 35, diciamo che iniziamo a esserci, 25 più 5 di bonus, ma è troppo troppo poco, quindi 35 milioni, 40 milioni, quelli che saranno. È un'offerta che, se proprio hai in testa di cedere su lei perché non ti piace, non vuoi investire su di lui, hai necessità di rientrare di determinate spese, posso comprendere, poi ripeto, a patto che mi porti determinati giocatori, e forse allora lì non deve partirmi Chiesa, perché se mi partono sia Chiesa che su lei, non, poi Giuntoli cucinerà sicuramente un ottimo piatto, però sarei anche curioso di cercare di capire come potrebbero farlo, perché significherebbe aver fatto partire Ealing, su lei e Chiesa. Quindi 3 esterni, abbiamo Weah che è un bel punto interrogativo, abbiamo Yıldız che comunque giocherà molto probabilmente esterno sinistro quest'anno nello scacchiere di Thiago Motta, però poi bisognerebbe lavorare anche intensamente sugli esterni. Sono curioso di vedere come potrebbe incastrarsi questo puzzle. Nel frattempo una cosa la sappiamo, e cioè che a Torino stanno continuando a lavorare nel migliore dei modi, sul campo e fuori dal campo, e quindi si meritano grande fiducia. Un abbraccio a tutti, vecchi cuori bianconeri. Forza Juve. Dai!